Ragazzi, continuano i ritorni in casa Juventus. Anche questa mattina abbiamo visto altri giocatori alla Continassa, abbiamo visto Locatelli, abbiamo visto Gatti, abbiamo visto Moise Kean, che è ritornato con un abbigliamento un po' eccentrico come piace a lui, e soprattutto abbiamo visto Alexandro. Quindi indirettamente e ufficiosamente abbiamo avuto la conferma, non ce n'era bisogno, però abbiamo avuto la conferma del rinnovo di contratto, che non era stato annunciato dalla Juventus sui social, perché, come mi spiegavano Romeo Agresti e Giovanni Albanese a pranzo un mesetto fa, il primo giugno, prima di giocare noi, io, Chino e Lello, all'Allianz Stadium, se sono rinnovi automatici già presenti all'interno del contratto non vi è l'obbligo di annuncio, un po' come secondo me era accaduto a Rugani, perché a un certo punto Rugani rinnova fino al 2023. E poi nel bilancio della Juventus compare che in realtà Rugani aveva rinnovato fino al 2024, ma l'annuncio sui social da parte della Juventus recitava Rugani 2023. Quindi qualche piccola curiosità e qualche piccola informazione che magari ai tanti era sfuggita, a me in primis era sfuggita, e quindi mi piace cercare di diffondere insieme a voi queste notizie. Allora, da dove partiamo? Partiamo un po' dal mercato, che è la cosa che ci diverte di più. Ieri sera a Tutti in the Box verrà ricaricata anche la puntata integrale e poi tutti i piccoli spezzettoni, ci sarà da divertirsi. Io e Davum eravamo gli unici due presenti, perché è luglio, tutte le persone comunque sono in ferie, e abbiamo fatto una full excursion sulla Juventus. Abbiamo parlato soltanto di Juve. È stato molto interessante perché c'erano tantissime cose da dire, tante domande della chat, anche delle curiosità. E Davum a un certo punto mi chiede: secondo te quali saranno le mosse della Juventus? Io ho fatto due conti tra i giocatori aggregati dalla primavera, dall'Under 23, di rientro dai prestiti, e quelli che facevano già parte della prima squadra l'anno scorso. Secondo me siamo sui 35-40 elementi, e dato che la Juventus molto probabilmente, in attesa di conferma, non farà la conference, e ne abbiamo parlato l'altro giorno, quindi andremo a giocare una quarantina scarsa, 42, 43, 44 partite, a seconda di quello che sarà il percorso in Coppa Italia. La Juventus che cosa avrà? Una rosa con 22 giocatori che sono le due soluzioni per ruolo, il terzo portiere che fanno 23 e magari 2-3 elementi aggregati dall'under, quindi 25-26 giocatori contando anche gli aggregati e quelli che fanno parte della prima squadra. Di questi quanti saranno giocatori che l'anno scorso erano aggregati dall'under e che oggi invece fanno parte della prima squadra? Quindi Ealing, Sulé, Barbieri, Miretti, di questi giocatori quanti rimarranno effettivamente alla Juventus? Queste sono le prime domande da farci, perché vedo tante persone che sono arrabbiate, tra virgolette, o comunque in questo momento deluse da quello che è il mercato della Juve. Ci mancherebbe altro, la Juventus ha fatto un solo acquisto ufficiale ed è Weah, un giocatore che sicuramente non brilla per la stagione che ha appena concluso, non è un grandissimo nome, anzi un giocatore che inizia la carriera in un ruolo e poi finisce addirittura per fare il terzino, probabilmente per mancanza anche di lucidità sotto porta o di spunto offensivo di un certo tipo anche in un campionato come la Liga. Quindi ci sta che la Juventus, il tifoso della Juventus, voglia un pochino di più. Io tra l'altro faccio un ragionamento, e cioè con la conferma di Massimiliano Allegri in panchina la rosa verosimilmente dovrà essere migliorata rispetto all'anno scorso, e dato che comunque sono già state fatte delle uscite come Cuadrado e Di Maria principalmente, che erano due giocatori bene o male titolari per minuti giocati in stagione l'anno scorso, e che tra gol, assist e giocate qualche punticino l'hanno portato, anche se potevano far decisamente meglio per quelle che sono state le carriere dei giocatori. Poi fase calante, certo, stagione non di un certo tipo da parte dei giocatori, stagione di un certo tipo, non di un certo tipo anche da parte dell'allenatore, è venuto fuori un po' un mix di delusione e amarezza per quanto riguarda Cuadrado e Di Maria. Però sicuramente a livello di personalità e di esperienza la Juventus perde tanto. Quindi con Allegri in panchina, che da sempre fa affidamento ai calciatori per venire fuori dai momenti difficili delle partite e delle stagioni, viene naturale pensare che la Juventus sia obbligata ad aumentare la qualità della rosa, e che quella a disposizione oggi
di Allegri, quindi con i rientri dei prestiti e gli aggregati delle varie squadre giovanili della Juventus, beh, non sia pronta effettivamente per essere una squadra competitiva in Serie A, e questo può essere un ragionamento secondo me logico, anche se non abbiamo ancora chiaro il quadro generale della Serie A, perché anche le altre squadre stanno cedendo, il Milan che perde Tonali, l'Inter che probabilmente perderà Onana, vedremo che cosa succederà con Lukaku, il Napoli che ha perso Kim, vedremo cosa succederà con Osimhen, insomma ci sono diverse situazioni da monitorare. La Lazio che perde Milinkovic-Savic, che era un obiettivo della Juventus? Punto di domanda, sì, no, boh, forse, era mai arrivata l'offerta, non era mai stata fatta l'offerta, non ne ho idea. Se aggiungiamo che un altro dei nomi chiacchierati, chiave Juventus, vabbè, oltre a Savic, Frattesi, però con il rinnovo di Rabiot sia Savic che Frattesi sono sfumati, però l'unico terzino sinistro nella rosa dei nomi a disposizione ipotetici in entrata per la Juventus era Parisi. Ripeto, rinnovo di Alessandro, e Parisi addirittura vicino alla Fiorentina per 10-12 milioni di euro. Quindi Savic e Parisi, che erano due nomi che sembravano concreti per la Juve, svaniti in una bolla di sapone. Quando ero ancora in ferie, quando si stava ancora bene, vi dissi, ragazzi, se davvero uscirà Ealing ed entrerà Parisi, avremo la conferma che la Juventus vorrà giocare 3-5-2. Ora, questo discorso non è più valido, perché il fatto che Parisi vada alla Fiorentina va a distruggere un attimino la logica che c'era dietro questo ragionamento. Quindi vediamo, ancora è tutto aperto. Io ho già espresso le mie perplessità dal punto di vista del 4-3-3. Secondo me, con Allegri in panchina rimangono buone le possibilità di giocare 4-4-2 o comunque 4-4-1-1 o 4-3-1-2, perché sono un po' i moduli principali che Allegri ha sempre utilizzato con la difesa 4. Aggiungo però che secondo me, se l'anno scorso prendi Bremer a 50 milioni di euro e poi la tua intenzione è quella di giocare a 4, probabilmente non eri ben chiare quelle che erano le caratteristiche del giocatore, e anche la stagione che ha fatto l'anno scorso nella difesa 3 e la stagione che ha fatto l'anno scorso nella difesa 4, quelle poche volte che ci ha giocato, ti fa capire come il giocatore sia decisamente più a suo agio nella difesa 3. Non significa che non si possa riadattare nella difesa 4, anzi, lo stesso Bremer l'anno scorso, quando è arrivato, ha parlato e ha detto: la Juventus gioca a 4, nessun problema, anche il Brasile, e questa cosa mi aiuterà a entrare nei meccanismi. Quindi Bremer dovrà cercare eventualmente di migliorare questo punto di vista, ma nella difesa 3 è sicuramente un giocatore differente. Sono tante piccole cose, no? Se aggiungiamo i dubbi sul modulo, i dubbi sulla qualità della formazione, i dubbi sul mercato perché i giocatori che avevi puntato non sono più disponibili, io capisco che il tifoso della Juventus oggi possa essere preoccupato. Assolutamente sì. E ovviamente i dubbi relativi a quella che è stata la gestione degli ultimi due anni di Massimiliano Allegri. C'è un nome nuovo oggi. Ieri sera Davo mi diceva: ma possibile che la Juventus non farà un centrocampista? Frattesi e Milinkovic c'erano i nomi, sono andati via tutti e due, e la Juventus un centrocampista non lo fa? Ce n'è necessità, a priori, a prescindere da Pogba. Pogba è un più uno, se c'è e sta bene, il giocatore migliore della Juventus per qualità, però deambula in campo, l'anno scorso ha fatto soltanto 161 minuti ed è inaccettabile. Quindi non puoi partire col presupposto che Pogba sia titolare, assolutamente no, il centrocampo titolare riparte da essere Locatelli, Rabiot e Fagioli, però poi bisogna capire come verrà strutturato, perché ad oggi l'uscita di Paredes viene coperta dal rientro di Rovella, e poi bisognerà studiare un attimino la struttura del centrocampo, perché secondo me Miretti è un giocatore destinato a partire. Oggi c'è questa voce inerente a Kop Meiners dell'Atalanta. Sapete bene qual è la mia filosofia, ve l'ho già detto in precedenza, e anche il fatto che comunque Parisi e Savic fossero due dei nomi più accreditati un pochino mi dava noia, però io cercherei di cambiare un pochettino quello che è stato l'approccio della Juventus negli ultimi anni, e cioè basta acquisti sempre solo in Serie A, ci sono tantissimi altri campionati, ci sono tantissimi altri giocatori che magari sono anche più economici e sono più qualitativi probabilmente anche di quelli della Serie A. Conosco almeno un campionato, ci mancherebbe, magari in Serie A non ci hanno giocato, ma questo non significa niente, perché se devo andare a pagare 40 milioni di euro Milinkovic-Savic in scadenza di un anno, delle due preferisco guardarmi un po' intorno e cercare un altro tipo di giocatore che magari non sarà forte come Savic, sì, però non mi costa 40 milioni di euro in scadenza, perché stiamo parlando di una follia. Però per Kop Meiners, devo dire la verità, probabilmente farei un'eccezione. Poi dipende sempre da qual è il prezzo, perché
50, 60, 70 milioni di euro non li tirerei mai fuori, e secondo me la Juventus non li tirerebbe fuori, perché oggi la Juventus non è nelle condizioni di fare un colpo di quell'entità per quanto mi riguarda. Però Cobb Mainers è un giocatore molto interessante, io sono innamorato calcisticamente di Cobb Mainers, è un giocatore che può ricoprire più ruoli nel centrocampo, a tre può giocare davanti alla difesa per far girare il pallone a modo suo, ovviamente può giocare da mezzala di inserimento e di regia, può giocare da trequartista con ottimi risultati, è un giocatore che l'anno scorso è andato addirittura in doppia cifra segnando 10 gol in Serie A in 33 presenze disputate. È un giocatore mancino, è un giocatore qualitativo, è un giocatore olandese e quindi hanno anche sempre quel qualcosa in più, magari giocatori di qualità olandesi. E quindi vi dico, se proprio devo scegliere un nome in Serie A di un centrocampista che davvero mi convince, Cobb Mainers probabilmente è il mio nome. Poi bisogna sempre vedere a che costo, a che prezzo, però stiamo parlando anche di un giocatore del 98. Del 98, quindi molto molto bene, sarebbe anche un'annata interessante, perché significa che il giocatore non è alle prime armi, non è ai primi passi, è già formato calcisticamente ma è ancora giovane, ancora tanti anni davanti, e se fai un investimento da 40, 30 più un giocatore, 45, secondo me si inizia ad esagerare, però avrebbe senso perché ci sono ancora tanti anni davanti per cercare di valorizzare al meglio questo giocatore, farlo crescere ancora di più e, se succede a un certo punto, andarlo a cedere, perché magari poi ti arriva l'offerta a 100 milioni e che cosa fai? Rifiuti? Certo che no. Quindi Cobb Mainers è un giocatore che a me piace e non poco. E Cobb Mainers andrebbe anche a darti una soluzione differente, perché se dovesse mai arrivare Cobb Mainers, allora vi dico, forse la difesa 4 con il rombo 4-3-1-2 con Mainers dietro a due punte potrebbe diventare un'ipotesi davvero concreta. Non solo, in caso di difesa 3 mi verrebbe da dire il centrocampo, il 3-5-2 ma con il vertice alto diventerebbe un'ipotesi davvero concreta. La Juventus l'anno scorso l'ha usato, 3-5-2 con il vertice alto, l'ha usato in casa del PSG a Parigi con Miretti dietro Vlahovic e Milik. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea. Poi c'è sempre da discutere di Federico Chiesa, ma io, ripeto, sono convinto che Federico Chiesa nel 3-5-2 possa fare, nel 3-5-2 di Allegri possa fare semplicemente solo il giocatore offensivo, quindi uno nei due, o quello che fa la mezza punta o quello che fa la punta piena. Però attenzione che oltre a 3-4-1-2 Cobb Mainers potrebbe giocare anche nel 3-4-2-1 e quindi permettere a Chiesa di partire largo a sinistra, Cobb Mainers largo a destra, non fare proprio l'esterno vero ma fare una sorta di trequartista dietro all'unica punta, e allo stesso tempo permettere alla Juventus in alcuni momenti di giocare comunque 3-5-2, quindi permettere l'ampiezza Chiesa e permettere comunque il centrocampo a 3. Cobb Mainers è un nome molto 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 interessante che vorrei monitorare e tenere d'occhio. Non so quali siano le richieste dell'Atalanta, è un giocatore importantissimo per l'Atalanta, è un giocatore che ha contratto in scadenza nel 2025, e a proposito di rinnovi automatici c'è l'opzione per un altro anno, però se proprio devo scegliere un nome in Serie A io vado lì. Attenzione anche a tanti altri nomi che ancora non si sono fatti, se proprio dobbiamo andare a centrocampo, che secondo me non è la priorità della Juventus, io mi concentrerei un po' di più sulla difesa, perché pensare che i backup oggi difensivi della Juventus possono essere Alessandro, Di Sciglio, Bonucci e Rugani mi fa venire un brivido lungo la schiena perché siamo nel 2023, però Samardžić è un altro di quei giocatori che non è stato citato, che viene sempre un po' sottovalutato, eppure sta facendo delle stagioni in Serie A ad altissimo livello. Questa, ragazzi, è un po' la panoramica che vi voglio portare oggi in questo primo contenuto della giornata, e noi ci vediamo nel pomeriggio per discutere un pochettino di notizie che sicuramente usciranno, e fatemi sapere se anche voi siete innamorati calcisticamente di Cobb Mainers, se fareste un'eccezione al discorso non acquisto più in Italia, perché questo giocatore secondo me ha qualcosa di speciale.